Lascia la casa in bici per andare al lavoro ma scompare nel nulla. Leonardo è stato a 23 anni. Conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal sindaco Codroipo. Il 23-year-old boy era scomparso niente di medio giorno sabato quando aveva guadagnato la sua bicicletta per andare a un lavoro in un ristorante nella zona cui non è mai arrivato. Antonio Palma, la ricerca di Leonardo Cudini. Il ragazzo di 23 anni che è scomparso nel nulla da Codroipo dopo aver lasciato la casa per andare a lavorare, si è conclusa nel peggiore dei casi. Dopo due giorni ricerca, il corpo senza vita del 23enne è stato trovato nella mattina oggi, lunedì 22 maggio, in una zona campagna codroipese, nella provincia Udine. La conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal sindaco Guido Nardini. La ricerca di Leonardo Cudini si è conclusa qualche minuto fa, purtroppo delando le speranze di tutti noi. Ringrazio lo sforzo, lo slancio della generosità a molti che nelle ultime ore hanno sostenuto l'eccellente lavoro volontari vigili del fuoco, della protezione civile di Codroipo, carabinieri militari, disse il primo cittadino, aggiungendo: ti chiedo di non dimenticare questa solidarietà, questo profondo senso del dovere col rispetto. Ci teniamo in giro per la famiglia, tutti avevano a cuore Leonardo. Leonardo Cudini era scomparso in niente a metà giorno sabato scorso, quando aveva dato la sua bicicletta per andare in un ristorante nella zona. Il giovane era uscito intorno alle 12 e un'ora dopo avrebbe dovuto prendere servizio nel luogo in cui tuttavia non è mai arrivato. L'allarme aveva richiesto alcune ore dopo quando lo cercavano a casa e suo padre non era in grado di contattarlo in alcun modo. Lo stesso genitore fece appello sui social media dopo averlo denunciato alla scomparsa della polizia. In realtà, il 23-year-old non aveva portato con sé il suo portafoglio o documenti e il suo telefono ha smesso di squillare intorno alle 3 di domenica sera. Le ricerche, iniziate domenica mattina, sono perseguite per l'intera festa festiva ma senza esito nonostante diversi rapporti. Nel campo, dozzine uomini erano state allineate tra i vigili del fuoco e i volontari delle squadre municipali di protezione civile Codroipo e Talmassons, attivate dalla sala delle operazioni regionali della protezione civile Friuli Venezia Giulia, oltre alla polizia. Nelle ultime ore le ricerche si erano concentrate in particolare lungo il fiume del fiume Tagliamento e poi sospese durante la notte. Anche una base operativa dei pompieri era stata istituita sulla scena e oggi erano anche altri volontari e squadre cani della Protezione Civile United to the Research, assistito anche dall'elicottero del Dipartimento di Comando Brigata dei Vigili del Fuoco Venezia. Fino all'ultimo sperato potesse essere trovato nella vita forse la di un incidente che lo aveva immobilizzato, ma sfortunatamente questa mattina, poche ore dopo il recupero della ricerca, la tragica scoperta arrivò.